Ciao amici, bentornati ai Trucchi dello Chef con me, Mirko Ronzoni. Oggi parleremo di un elemento e soprattutto di una preparazione molto, molto calda, molto gourmet, molto professionale, non così diffusa a casa, ma ormai facilmente replicabile vista la presenza in tantissimi supermercati dei sifoni, il sifone per le spume. Faremo l'unboxing, capiremo come funziona e soprattutto vi darò qualche ricettina. Ma prima la sigla. Quando decidiamo di comprare un sifone, siamo attratti sicuramente dall'impatto visivo e soprattutto dalla possibilità e dalla facilità di fare delle spume eteree, quindi molto stabili e da vero grande chef. Adesso facciamo l'unboxing di questo sifone che ho appena comprato, quindi è un sifone che si trova nella grande distribuzione, in negozi di casalinghi, quindi è molto molto facile reperirlo. Vi faccio vedere come è composto. Ci sono diverse parti che compongono il nostro sifone, vediamoli insieme. Qui abbiamo il bicchiere dove inseriremo la nostra salsa, il nostro liquido. Qua troviamo la calotta che è, vedete, ha una forma a volte arrotondata, c'è una guarnizione in gomma che è fondamentale, conoscere e ben lavare, soprattutto dopo l'utilizzo, e porla in modo giusto quando, chiudiamo il sifone. E poi abbiamo i diversi beccucci che sono questi. Quindi beccuccio panna montata, beccuccio crema liscia, sempre con una certa ritorsione plastica, e questa è il portacartuccia. Troviamo poi anche una spirale di pulizia che ci permetterà di pulire a dovere il nostro sifone. E poi non può mancare, chiaramente per chiudere il cerchio, la bomboletta di N2O, ovvero protossido di azoto. Ve la faccio vedere così capite di cosa sto parlando. Sono queste bombolette che i più conosceranno perché presenti nei sifoni del Selz. Sono pressoché identiche, cambia chiaramente la composizione del gas. Prendiamo il nostro sifone in questo modo, lo riempiamo, immaginiamo con una preparazione pressoché liquida, è preferibile che sia una preparazione simile alla panna fresca, non deve assolutamente avere grumi perché potrebbero bloccarsi all'interno del beccuccio. Ora simuliamo di comporre il sifone a vuoto, anche se poi lo vedremo con le ricette che vi mostrerò. Allora, questo è il corpo del sifone, sarà riempito fino alla tacchetta che è sempre segnalata, non andiamo oltre, se no l'azoto non riuscirà a lavorare ed emulsionare il tutto. Verificheremo poi sempre che ci siano le guarnizioni ben adese al corpo, attenzione perché può essere molto rischioso. Chiudiamo il nostro bel sifone, vedete. A questo punto inizieremo a prepararci per il caricamento. Caricamento semplicissimo: sarà inserita la bomboletta nel portacartuccia, sarà avvicinata alla chiusura. Metteremo poi la punta del nostro sifone in questo modo, il sifone è pronto per essere caricato. Facendo una leggera pressione e chiudendo il manicotto, la bomboletta entrerà nel sifone stesso. Che cos'è in poche parole il sifone, ragazzi? Diciamocelo proprio chiaro e tondo. Ma lo vedete da qui, è un similbombola. Il sifone nasce intorno al 1994, grazie anche al filotto di Ferran Adrià, che sperimentava la cucina molecolare, e ha voluto portare l'idea di una bombola in pressione nella cucina, prima nelle cucine professionali, poi adesso ormai diffusa anche in quelle di casa. È una bombola molto sicura, molto facile da utilizzare e da pulire, però è pur sempre una bombola in pressione, quindi seppur poco il protossido di azoto, può esplodere. Non è infiammabile, non ha odore sgradevole, non è pericoloso per la salute, ma bisogna trattarlo con la giusta cura.
Prima di iniziare con la visione delle ricettine, quindi di spume molto semplici che potete replicare a casa, vi do ancora un excursus sul come lavora il sifone. Cosa succede? Tecnicamente qui inseriamo un liquido che deve essere, come vi dicevo, molto fluido e soprattutto senza grumi. Ma come fa l'N2O, quindi il protossido di azoto, a montare? Non è magico, deve rispettare alcuni criteri, soprattutto chimici ma anche fisici dell'alimento, cioè qual miglior alimento va a creare una struttura che permette di ottenere una mousse? L'avrete sicuramente notato, ma anche le nonne lo sapevano, le mamme, con le mousse classiche, quindi la panna. La panna è l'elemento perfetto perché combina in sé più elementi, tra cui soprattutto i lipidi, i grassi, che ci permettono di avere una reazione ottimale e di resistere un po' di tempo. Con una montata manuale la panna resiste molto poco e bisogna cercare di strutturarla e dargli struttura. Il sifone lo fa inserendo l'N2O. Però attenzione, è chiaro che non possiamo fare tutte preparazioni con la panna, o meglio, alcuni ingredienti, anche se hanno una piccola quantità di panna, possono non essere perfetti nella loro struttura totale, perché c'è del sale, perché c'è dell'acidità, perché appunto sono strutture diverse. E quindi con cosa ci aiutiamo? Con l'oxantana, che è appunto un emulsionante che ci dà struttura soprattutto a freddo, questo lo trovate su Amazon e online ma anche nei negozi, e questo ancora più famoso, l'agar agar, usato per gelificare a caldo. Altro elemento che potremmo utilizzare è la colla di pesce o gelatina alimentare. Questi sono tutti elementi che insieme agli ingredienti della nostra preparazione, della nostra spuma, ci fanno dormire sonni tranquilli e ci permettono di avere una spuma che resiste e soprattutto che monta. La prima ricettina super semplice e veloce che vi spiegherò oggi è un grande classico del sifone ed è la spuma di patata. Molto semplice, molto buona, versatile. Vediamo insieme gli ingredienti. La base elegante di questa ricetta è la panna, che con la sua grassezza insieme all'amido della patata crea una spuma fantastica. In questo caso ho 75 ml di panna fresca, 250 ml di latte, ho 2 cucchiai di olio extravergine, 200 g di patata bollita, pizzico di sale e posso mettere qualcosa che aromatizzi, noce moscata, cannella, io ho utilizzato del curry. Partiamo insieme, facilissima, semplicissima, il bello del sifone è che se imparate le basi, come vi ho detto, elemento elegante, grassezza, qualche accortezza, vi fate delle ricette in pochissimo tempo. Quindi io qua ho messo già panna fresca e latte, metto un pizzico di sale con le patate, metto i 2 cucchiai qui di olio extravergine che mi danno lucentezza e sapore, perché poi tra l'altro questo è di un amico, il caro Filippi, e sono bravissimi. Cosa faccio? Metto le mie patate, stando attento a non schizzare, vado con la mia polvere aromatica, in questo caso curry, e inizio ad emulsionare. I believe I can fly. Ora che la mia crema è pronta e molto vellutata, la verso nel sifone. Fondamentale che non abbia grumi, qualora ce ne fossero può succedere, la filtriamo. Ora controllo bene che la guarnizione sia ben adesa e solo alla fine metto la carica. Mi sembra tutto perfetto. Adesso c'è il momento della verità, carica di N2O. Solitamente si fa così. Sarebbe buona norma avere un lavandino, io per questioni di camera ve lo faccio vedere qua, però bisognerebbe tenere un lavandino pronto. Avete sentito? La carica è andata in corpo.
Adesso questo va riposto in frigorifero fino al servizio. Ricordatevi, le creme, le mousse fatte a sifone necessitano sempre di un po' di riposo, almeno 2 ore. Altra ricetta, ragazzi, così ne vediamo una seconda: spuma di formaggio. Spuma di formaggio, in questo caso gorgonzola. Avevo del gorgonzola, ho la mia solita panna fresca, quindi 150 g di gorgonzola, 100 g di panna fresca che adesso faccio scaldare leggermente al microonde e mezzo foglio di gelatina alimentare o colla di pesce. Anche questa adesso la scolo, l'ho ammollata in acqua fredda e gli do una botta di microonde per renderla liquida. Eccoci, colla di pesce, gelatina alimentare sciolta, panna calda, nostra bollente ma intiepidita, e il nostro gorgonzola. Andiamo a frullare il tutto, sempre molto fino, senza grumi. In questo caso ho un colino perché qualora ce ne fossero anche dati dal gorgonzola, la setaccio. Quando sarà leggermente frullato, vado con la colla di pesce sciolta. Uno, due, controllo, chiudo, a dovere, e tre, vado con la mia bomboletta. Uno, mi giro, controllo che sia tutto a posto, vado in chiusura. Eccoci qua, ragazzi, ultima fase, quindi andiamo all'impiatto, in questo caso in un bicchiere. Iniziamo con la spuma di patata. Come l'ho pensata? Mettiamo alla base un'acciughina che ci sta sempre da Dio con la patata. Quindi acciughina, prendo la mia spuma, gli do giustamente una rimestata e vado ad assemblare. Compongo con delle noccioline salate dei capperi fritti. A chiudere poi qualche fogliolina di prezzemolo baby. Prima è fatta orgasmica. Andiamo sulla seconda spuma, quindi gorgonzola. Spuma di gorgonzola. Con questa spuma ho previsto fragole disidratate, dei flakes di mais e della mostarda. Mostardina di mandarino in questo caso, ma possiamo utilizzare ciò che desideriamo. Anche questo piatto è pronto, pensatelo come uno spezzafame, come un finger food, come un aperitivo, ma anche come un post secondo piatto. Avete visto come sono facili queste spume? Ve ne do ancora una, un piccolo regalo prima di andare via, così sperimentate. Ho trovato del latte condensato nel mio frigo. Provate 100 g di latte condensato, 100 g di panna, un pizzico di vaniglia, ma anche una grattata di cannella, ciò che desiderate. Tutto in un sifone, un po' di riposo in frigo e divertitevi con un dessert molto speciale. Con questo video avete capito quanto è facile fare delle superbe spume da grande chef. Quindi un altro trucco da chef. Se vi è piaciuto, soprattutto se siete intrigati a scoprire sempre di più, fate subscribe e ci vediamo alla prossima, ragazzi.